La regione deve tutelare i nostri territori che sono molto particolari dal punto di vista orografico. È quanto ribadisce il sindaco di Sulmona Peppino Ranalli, che si trova all'Aquila assieme agli altri sindaci della Valle Peligna nella seduta straordinaria del Consiglio regionale che sta discutendo sulla chiusura dei punti nascita abruzzesi. Il primo cittadino di Sulmona in questa fase cruciale si fa sentire. Sui numeri, denuncia Ranalli, pesa il fatto che un disegno preordinato di chiusura porta al massacro del reparto alla luce di mancati investimenti infrastrutturali e di risorse umane. Mi è d'obbligo far rilevare ai capigruppo in consiglio regionali le situazioni difficilissime che si stanno creando sui territori e in particolar modo, e ne è una testimonianza quello che è successo nei giorni scorsi, dove la nostra regione è stata aggredita da perturbazioni che l'hanno colpito sotto l'aspetto infrastrutturale, dei servizi, dell'assistenza, dell'organizzazione, che mettono su questo tavolo ancora di più il problema che si sta generando oggi con il provvedimento di chiusura di questi punti nascita. Io oggi mi sento in dovere di rappresentare che questa situazione orografica, tra l'altro perfettamente ripresa dal decreto dell'allora governatore Gianni Chiodi, con la quale aveva affrontato queste problematiche e ne aveva individuato le debolezze, io penso che questa situazione sia una situazione da riconsiderare con forza. Dico questo perché naturalmente non ne faccio una ragione di campanilismo, io ne faccio una ragione anche di equità sociale e di diritto alla salute, perché, signor Presidente, è successo pure domenica scorsa che qualche persona che doveva nascere nel nostro territorio è stata rimandata a casa perché non c'era il personale ed è stata trasferita, si è dovuta trasferire con la famiglia presso altri presidi della costa. Signor Presidente, oggi noi viviamo una situazione socio-economica gravissima dove non tutte le famiglie in territori colpiti da disoccupazione, mobilità, cassa integrazione possono permettersi addirittura l'assistenza in un periodo finale che è quello del parto e quindi la nascita del bambino. Incidere così fortemente su dei servizi sanitari che sono poi il motore di attrattiva di tutto il resto, perché una grande impresa non si insedia dove c'è una sanità debole. Non bisogna liquidare il discorso sanità, Presidente, con quattro battute. Io penso che questo discorso possa essere appreso anche dalle comunità locali nel momento in cui noi abbiamo uno scenario chiaro di quella che sarà la sanità abruzzese. Ranalli è presente in aula assieme agli altri sindaci della Valle Peligna per la discussione di un documento a firma del capogruppo di Forza Italia Lorenzo Sospiri, dal titolo Una maggiore analisi prima di decidere per la chiusura. Secondo quanto si è appreso, anche il consigliere regionale Andrea Gerosolimo avrebbe presentato una nota.